Attaccano il governo i 5 Stelle, sull'economia, tassa dopo tassa l'Italia affonda, scrive Grillo, e sull'immigrazione poi è netto. Con i migranti stiamo accogliendo anche malattie che in Italia erano scomparse. Sentiamo Milena Pagliaro. Con Renzi, tassa dopo tassa, l'Italia affonda. Così torna ad attaccare il governo Beppe Grillo, che pubblica sul suo blog un post dal titolo Un autunno da incubo. Altro che 1000 giorni, spiega Di Maio, basterebbero 1000 ore per fare quello che serve, abolire l'IRAP, alzare le pensioni, tagliando quelle d'oro, introdurre il reddito di cittadinanza. Dire agli italiani che stanno per pagare tra poche settimane l'IVA, l'IRAP, l'IRPEF, la TASI, l'IMU, dirgli che servono 1000 giorni per risolvere i loro problemi, per noi è una presa in giro. Per noi bastano 1000 ore, 40 giorni. Altro capitolo sempre sul blog. Grillo stavolta si occupa di immigrazione. Con l'arrivo dei migranti sulle nostre coste, scrive, reimportiamo malattie infettive scomparse da anni. E sempre secondo il leader 5 Stelle, sarebbero 40 i poliziotti ad aver contratto la tubercolosi dai tanti che sono arrivati sulle nostre coste. Il problema malattie infettive di ritorno era stato sollevato dal sindacato di polizia CONSAP, che a tutela degli agenti sta lanciando una class action contro il Ministero dell'Interno per mancati controlli sanitari. E sull'immigrazione